e bentornati in un nuovo video. Mentre stavo per prendere i prodotti usuali, quelli che applico solitamente per la base viso, mi è venuto tra le mani questo. E ho pensato di Essence, questo prodotto di Essence, e ho pensato, l'ho provato solo una volta, però non l'ho più provato, neanche mi ricordo com'è. Quindi il sabato è la giornata fondamentale per gli esperimenti. Tanto, non devo uscire oggi, quindi anche se viene fuori una merdina. Il primer Blur che vado ad utilizzare è questo di Focalure, che è uno shop online da cui io acquisto tramite AliExpress e con cui mi trovo molto bene. Sono puntuali, precisi, veloci anche nelle consegne, considerando la distanza. Quindi dicevo che vorrei provare questo, vorrei riprovare questo primer per il viso, che in effetti blerra, quindi diciamo che diventa saponatina, scivolo. Vado a mettere un po' di silicone, vediamo se posso riempire qualcosina, ma in quantità andiamo a metterlo un po' per volta, perché ad aggiungere ci siamo, a togliere ci strucchiamo. Questo è il nuovo detto. Questa è la consistenza. Quindi è molto denso. Vediamo se è anche un po' siliconico. Interessante. Sì, è siliconico, dà questo effetto di sì, un po' savonato, scivoloso. Frattempo, che facciamo? Scendere in sottofice, in profondità il primer, io andrei a pettinare le mie piccole sopracigliette, e andiamo a fissarle con il gel. No, non fare esperimenti. Potremmo provare quello di NYX, ma non so se è il caso oggi. Allora, come accennato, vado ad applicare questo prodotto di Essence, che è 5 in 1, è un prodotto magico, dovrebbe blerare oltre al primer blerante, idratare, tonalizzare la pelle e coprirla anche, quindi una leggera base coprente, vediamo. Questa è la consistenza. Forse va applicata come una crema. Vediamo. L'odore è piacevole. Sì, praticamente col colore prende il colore dell'incarnato. Sembrerebbe. Sì, il colore lo rilascia. Il colore lo rilascia, quindi dà una leggera coprenza, come una BB cream, una CC cream, BB cream, CC, DD cream, FF cream. Andiamo col correttore. Ah, ok. Ho messo un po' d'ordine nel tavolo e ora non trovo i prodotti. Il correttore.
sempre questo di NYX. Sono molto lucida comunque. Io ho la pelle mista grassa, tendenzialmente grassa, e sono molto lucida e questo mi preoccupa. Anche questo mi preoccupa. È la colla? La cipria che applico per fissare questa rigatrice. Per fissare il resto del viso oggi voglio provare quest'altra cipria rigatrice. La colorazione è 28 Honey Beige, non mi ricordo il colore sulla mia pelle. Fissa? È scura? Un po' scuretta, quindi per l'estate non lo so. Sì, forse per il periodo tra fine primavera e inizio estate può andare bene questa cipria perché la vedo un po' più scura dell'altra. Cioè, per il mio viso è perfetto il colore, per il mio collo no. Adesso sono abbastanza scuretta. Bene, procediamo col contour, naso e viso con il duo palette di Essence. Per riscaldare il contour utilizzo la palette di Catrice, blush di Revolution, Peach Bliss, colorazione Peach Bliss. Per schiarire applico la cipria di Essence. Come prodotto sopracciglia utilizzo questo di Astra. Si scurisce tutto. Questa palette si chiama Crystal, non so se si riesce a vedere via cieco, ecco, forse così. Ok, Crystal ed è di Fogaliu. Questa palette occhi. Questi sono i colori. Anche oggi utilizzo il primer occhi di Revolution, anche se non sono molto convinta, veramente. Non lo so. Il colore che vado ad utilizzare da questa palette, come si può vedere, è questo qui. Sì, mi piace molto questo arancione, molto molto. Cioè, sto facendo tutto l'occhio senza più prendere il colore, sarebbe bastato anche qui, ma lo volevo vivo, acceso. Per farlo risaltare ancora di più, avrei dovuto usare un primer che coprisse pienamente il colore della mia palpebra. Questo l'ho coperto, ma medium coverage. Anche low coverage. Comunque un primer occhi chiaro sarebbe stato l'ideale. Anche se la scrivenza di questo colore è ottima, ma come tutte le palette Fogaliu, tutti i prodotti della Fogaliu.
almeno quelli che ho provato su di me, hanno funzionato. Allora, ho fatto qualche swatch, ma credo di voler utilizzare questo come top coat su tutta la palpebra. È bello, proprio bello. Vediamo se posso fare danno con questo colore, andando a scurire leggermente la godina. Vediamo se posso. Perché io lo vorrei mantenere così il make-up, semplicemente così, e mettendo un po' di questo turchese azzurro chiaro qui all'angolo interno dell'occhio come punto luce. Con questo mix, questo e questo, vado a riempire leggermente la parte superiore della cutina. Leggermente proprio. E con questo colore vado a fare l'angolo interno. Ha riflessi che vanno dal verde al dorato, al turchese, al celeste, al verde chiaro. È veramente molto molto bello. E adesso con il colore scuro con cui ho fatto l'angolo esterno, provo a fare con questo, provo a fare l'angolo interno. Provo. Non lo so se ci provo. Volano pennelli. Forse è un segnale per dire non lo fare. Che poi questo colore che sto utilizzando è tra il marrone e il vinaccio, è un marrone rossastro, un marrone che ha delle sfumature di rosso. Andiamo a schiarire invece con rosa, ma che bello questo rosa!
Ah, non so se è bello, però. Sto utilizzando adesso per l'arcata sopraccigliare questo. Per schiarire un po'. È molto bello. Già sul rosa, ha varie sfumature di colore, dal bianco al rosa, al lilla. Sono molto contenta di questo trucco, mi piace molto. Adesso passiamo un po' di mascara e basta. Mascara, se riesco, è sempre questo di Kiko. Se riesco, nel senso che era finito forse, l'ultima volta. Vediamo. Forse dovrei acquistare un mascara marrone per utilizzarlo in questi casi. Sì, forse ci sarebbe stato mascara marrone, ma non ce l'ho. Oddio, quella per le sopracciglia. Si può utilizzare quello? Proviamo. Proviamo. Io il mascara marrone non ce l'ho, però il mascara per le sopracciglia, cioè il gel fissante per le sopracciglia di Catrice, in queste due colorazioni, quindi uno un po' più chiaro, uno leggermente più scuro, e provo con questo più chiaro. Si chiama Volume Lift Sopracciglia. Certo, lo scolino è molto piccolo, però vediamo se riusciamo. Forse è scuro, cioè forse è chiaro questo, provo l'altro che è più scuro. Questo. Potrei provare a passare il prodotto. Con questo e a stenderlo anche con uno scovolino normale, in effetti, no, ma è meglio questo scovolino. Tanto è asciutto, non c'è il prodotto qui, quindi. Non lo capisco più ora di che colore è, giustamente. Vabbè, proviamo. Non l'ho riscaldato questo stavolta. Comunque, tra il primer e la crema blerrante è scomparsa la rughetta io qua in genere. Ah, però ha funzionato. Anche se non l'ho riscaldato. Certo, lo scovolino è molto piccolo, per cui. Cioè, ma da un lato potrebbe anche essere meglio. Sì, forse le separa meglio. Ma forse si applica meglio. Allora, proviamo a stenderlo. Sempre con questo asciutto. Certo che li sperimenti così, però dico, se non si prova non si può sapere. Certo, questo scovolino le separa, mentre quello di Kiko le volumizza. Quindi sembra
Sono sì rettinate, colorate di marrone, forse, non è che si capisce benissimo, però ci vorrebbe anche un altro tipo di scovolino, questo ci vorrebbe. Solo che io ora lo passo e si toglie tutto il marrone. Come volevo si dimostrare, noi glielo mettiamo di sopra. Andiamo a mettere questo più chiaro, non lo so, stiamo facendo un piccolo miscuglio. Sì, tipo le sfumature chiare del marrone. Proviamo anche di qua. Ma alla fine non è male tutto questo miscuglio. Potrebbe andare peggio, forse. Sì, forse. Vado ad utilizzare questo di Kiko della linea Lostina Amalfi. Lostina Amalfi. Numero. Non lo sapremo mai. 03? Non lo sapremo mai, neanche se l'ho messo dritto. Sulle mie labbra inesistenti, overline, overline. Poteva andare peggio anche qui in effetti, dai. Cioè non mi piace molto tenerlo il rossetto in effetti, però questo si asciuga subito. Anzi, già si è asciugato praticamente. Non si sente, quindi riesco a portarlo. È uno dei pochi che questi di Kiko, ce n'è qualche altro di Kiko che riesco a portare, cioè anche alcuni di Fogalur. Li metti e te li scordi perché si asciugano e non li senti più sulle labbra. Ah, non ho messo il mio Illuminantation. Allora, il video di oggi credo che si possa dire concluso. Mi piace moltissimo il colore dell'ombretto che ho utilizzato, tutti, soprattutto il top coat. È bellissimo su quell'arancione, è da provare anche su altri colori per vedere se cambia, se ci sono sfumature. Il video di oggi si conclude qui. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata, se vi è piaciuto il video lasciate un like, se vi va iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domenica prossima al solito orario 13:30 con un altro video. Ci vediamo domenica prossima. Ciao!